Benvenuti al punto trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia e attualità dall'interno di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con due consiglieri regionali come sempre a dibattere sui temi della settimana. Quest'oggi sono con noi Marco Vinicio Guasticchi del Partito Salve. Democratico, anche vicepresidente dell'Assemblea legislativa e per il centrodestra per l'opposizione il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Squarta. Salve. Eh, consiglieri, eh, nell'ultima trasmissione da me condotta su questo palco, diciamo um, l'argomento è stato un po' monopolizzato. Si è parlato molto della ferrovia centrale Umbra perché eravamo all'indomani di un'annunciata chiusura, per temporanea o lunga che sia, eh, un uh, problema in evoluzione. Vorrei riaprire i trasporti, magari solo per fare una finestra di aggiornamento, cominciando da eh, Marco Guasticchi. Che tra l'altro fa rilevare in un atto presentato all'Assemblea legislativa che eh, la chiusura, sia pure temporanea, di questo, della ferrovia centrale Umbra incrementa problemi che su quel tratto si erano già verificati. Lei Guasticchi sottolineava ci sono anche le officine riparazioni. Allora, se si chiude il tratto, i treni neanche non, non possono essere riparati e poi lei sottolineava che ci sono dei posti di lavoro. Quindi, oltre alla situazione trasporto, anche altre logistiche eh, problematiche ci sono? Sì, questa è, nasce da una valutazione oggettiva, cioè il, nella, zona, nella tratta Umberti del ponte San Giovanni, in realtà la, la tratta diciamo, oh, che deve essere eh, ristrutturata eh, riguarda una galleria e un pezzetto di eh, pochi centinaia di metri di binari che Questo renderebbe fruibile quel tratto di ferrovia eh, anche non a fini eh, diciamo, commerciali, tra virgolette, ma solamente a fini tecnici, fino a che non sarà poi portata a termine la completa ristru ristrutturazione. Questo perché ho evidenziato questo problema? Perché le officine di Umbertide, che hanno una quarantina di dipendenti. Se eh, riescono a continuare a, a lavorare sui mezzi dell'FCU, che non è chiusa nella sua totalità, per cui ancora c'è un'attività e una gestione dei, dei mezzi, la manutenzione dei mezzi che diventa necessaria per poi quando tutta, tu, riapriranno tutte le tratte, è necessario che questo uh, corridoio tecnico rimanga aperto. Facendo rimanere aperto questo corridoio tecnico, e mi dicevano che l'intervento potrebbe essere velocissimo e di scarsissima entità, tra l'altro è già previsto: manterrebbe vitale per motivi sempre logistici una tratta che a quel punto consentirebbe anche una manutenzione continuativa dei mezzi dell'FCU, perché le, le officine sono a Umbertide. Per cui, se per sei mesi quella tratta rimane chiusa, per sei mesi i mezzi non avrebbero <ride> la manutenzione. Questo messo insieme anche a una uh, specificità territoriale, gran parte di quegli esuberi, anche se temporanei, fanno, diciamo, sono di Umbertide o dell'Alto dell Tevere. Quindi anche questo aspetto uh, diventa un elemento di criticità, nel senso che se tu tieni fermo un operatore, lo destini a un'altra attività per un anno, non parliamo di, persone, eh, di personale generico, parliamo per esempio di macchinisti. Eh, rischi di far perdere delle professionalità, soprattutto quando un macchinista non è che può diventare un bigliettaio o, o, o cos'altro. Cioè, bisogna anche non perseguire eh, eh, esclusivamente un, eh, diciamo, un obiettivo di natura economica ottimale. A volte poter mantenere ed elevare la formazione di eh, personale specializzato diventa un investimento per l'azienda. Quindi è inutile che mandano i macchinisti a gestire tratte lontanissime o addirittura a diventare controllori di, eh, di treni. È necessario appunto che in questa fase importante eh, di riorganizzazione si tenga anche conto di questi elementi che ho evidenziato, ma io ovviamente l'ho evidenziati perché mi sono stati segnalati dagli addetti ai lavori. Io non sono un ferroviere, per cui difficilmente avrei potuto capire questi elementi. Però il nostro ruolo è anche quello di ascoltare. Squarta, lei si è occupato spesso di ferrovie, anche se ultimamente i suoi atti, diciamo così, all'interno dell'assemblea legislativa hanno riguardato un altro ramo delle ferrovie, cioè le fatidiche frecce. Ma eh, le frecce arrivano o non arrivano, intendo, a Perugia o in Umbria, magari partendo da Terni, perché le ipotesi sono molte e variegate su questo futuro dei nostri treni. Ma questo dovremmo chiederlo a chi governa la Regione, alla Giunta, che credo che sia, si stia totalmente disinteressando del problema delle frecce rossa, ma in generale anche sul tema dei trasporti sta gestendo la partita in una maniera veramente pessima perché la questione dell'FCU è la dimostrazione palese di un totale fallimento da parte della sinistra la gestione dei trasporti. Decenni eh, di diciamo, un'opera che dura, diciamo che vive da tantissimi anni, da decenni e decenni, che è, le manutenzioni sono state fatte in maniera eh, veramente eh, limitata, come è stato dichiarato anche in un'audizione della Commissione, quindi anni e anni di non manutenzione hanno portato a questa chiusura e quindi bisognerebbe capire anche perché questi soldi non sono stati utilizzati dalle manutenzioni soprattutto cosa ci sia stato fatto. Per quanto riguarda i Freccia Rossa noi riteniamo che sia l'elemento più importante per il quale la Regione, chi governa la Regione, la Presidente si deve battere. Questi sono i veri temi perché far uscire l'Umbria dall'isolamento è una priorità, una priorità per la nostra economia, per le nostre imprese, per rilanciare anche un'attrattiva turistica nei confronti della nostra regione è inammissibile vedere sabato che giocava il Perugia e il Parma Calcio che da Parma okay. si è dovuto fermare alla stazione di Terontola e poi prendere un autobus che ci ha impiegato quasi tre quarti d'ora da Terontola, cioè facevano prima ad andare a giocare a Dubai, questo è un, diciamo, un esempio un po' simpatico ma per il quale Decine, centinaia di pendolari umbri ogni giorno devono veramente sostenere, Poi non possiamo lamentarci se le grandi aziende, le multinazionali chiudono in Umbria, se ne vanno o se non c'è attrattiva turistica. Quando per arrivare in Umbria è veramente una cosa da Odissea. Allora, siccome è possibile portare il Freccia Rossa in Umbria, perché non è una questione utopica, perché noi sappiamo che in Basilicata, con 3 milioni di euro all'anno, hanno portato il Freccia Rossa che va sui binari. Di un treno regionale con 3 milioni di euro l'anno e ferma a, a metà e a Ferradina, quindi non capisco perché non può arrivare in ombra. Una soluzione primaria, un inizio era stata individuata anche con Trenitalia: cioè la possibilità che il Freccia Rossa che la notte si ferma a Rezzo di farlo fermare a Perugia. Quindi, un Freccia Rossa che parte da Perugia che fino a Rezzo va a una velocità normale di un regionale, ma che poi a Arezzo si mette nell'alta velocità e avremmo un frecciarossa che partirebbe alle 5.50 della mattina da Perugia e arriva alle 9 a Milano. Che per chi lavora è sicuramente qualcosa di importante. È un primo segnale, ma va dato subito. Non possiamo perdere tempo su questa partita perché uscire dall'isolamento è una priorità e dobbiamo constatare che abbiamo un assessore ai trasporti regionali che invia timide lettere che in maniera come se avesse paura di chissà cosa si rivolge tra in Italia, sì, ho mandato una lettera come la lettera che uno manda di ritorno dalle vacanze ai propri familiari e credo che questa sia una cosa inaccettabile. Devono dare questa priorità. Noi abbiamo annunciato anche qualora entro fine mese non si arrivi ad una soluzione certa o quantomeno ad un'ipotesi fattibile di, di freccia rossa in ombra, anche una protesta eclatante insieme a Fratelli d'Italia in primis, che è il mio partito, ma insieme a tutte le altre forze del centro-destra sulla binaria della stazione di Fonteggio, perché poi la gente è esasperata. In un momento in cui c'è una forte disaffezione alla politica, Quasi tutte le persone che ci si avvicinano ci dicono ma i trasporti, le 45 in agroviera, l'aeroporto l'abbiamo visto in questi giorni per cui i cittadini umbri vengono lasciati a piedi in Sardegno, addirittura ci sono compagnie aeree che annunciano in maniera enfatica delle rotte che poi non hanno le autorizzazioni, i treni che sono i treni del Far West, quindi per noi uscire dall'isolamento è una priorità. Abbandonerei la questione trasporti per includere anche altri argomenti che mi sono appuntato. Al rientro, dopo la breve pausa estiva, una delle prime attività dell'Assemblea legislativa si è rivolta ad un comitato di cittadini e ad un problema. E torno lì in Alto Tevere con Marco Quasticchi. perché sono stati ricevuti esponenti del comitato di eh, difesa diciamo dell'ambiente di Calzolaro, che è una località nell'Umbertidese, dove. In termine giornalistico si parla di emissioni o d'origine, ma insomma, per essere più chiari, la puzza sta rendendo invivibile la, eh, la vita di tutti i giorni per chi ci abita e, e, e pare che insomma, il problema eh, sia abbastanza serio. La regione se ne sta occupando. Guasticchi, su questo immagino sia informato... Sì, nei... anche, diciamo che la mia fortuna è quella di... Eh... Eh, avere questo asse prioritario territoriale tra Perugia e l'Alto Tevere, eh, sia per chi ci abito, sia per, eh, perché conosco bene, avendo fatto l'amministratore, avendo fatto il Presidente della Provincia, tanti dei problemi di quest'area. Lì si è creato un problema ab aborigene: nel senso che si è data un'autorizzazione nel 93, se non vado errato, poi reiterata nel, negli anni successivi per un impianto di lavorazione di, di, di rifiuti, io capisco che sono rifiuti alimentari e magari se vengono i rifiuti sono panettoni o cioccolato e l'odore è un pochino diverso, ma è sempre un'azienda che lavora rifiuti organici, in questo, in questo caso, all'interno di un centro abitato, a 50 metri da un asilo. Allora, per chi conosce la zona, io sono andato più volte anche a verificare, effettivamente è una situazione di, di, di enorme disagio, ma soprattutto il disagio poi deriva dal fatto che mi risulta non ci sia stata un eh, diciamo un'attività collaborativa tra eh, azienda e, e popolazione locale e istituzioni, tant'è che poi alla fine si è arrivato all'esasperazione attuale. Eh, certamente e la Palissiano, che è un impianto di, produzione, di lavorazione di rifiuti, non può stare in un centro abitato. Quindi adesso c'è il Comitato, che tra l'altro è una punta dell'iceberg, in realtà c'è tutta una comunità lì che è entrata in profonda crisi, sia da un punto di vista economico, con le attività economiche, che, che ovviamente stanno soffrendo enormemente, perché ristoranti, bed and breakfast, strutture ricettive varie, non... Non hanno più clientela di fatto. Ma è necessario che si pongano dei limiti tecnici, per esempio, capire come mai queste missioni odorigene, che dalla parola sembra anche una cosa poco impattante. Invece vi garantisco che è impattante. Da cosa derivano? Da un malfunzionamento degli impianti, dal materiale o cos'altro. Cioè, non si può subire passivamente, dice cioè, no, c'è questa, questa puzza intollerabile però si può, oh, ci sono, le, eh, sono stati dati permessi e tutto in regola. Nessuno mette in dubbio che sia tutto in regola, però penso che eh, una discarica, adesso non è questa, ma una discarica difficilmente potrebbe essere costruita al centro di una comunità, al centro di un paese. Nessuno lo farebbe oggi. E quindi il problema esiste, noi l'abbiamo posto, c'è stata una grande attenzione da parte di tutto il Consiglio regionale, c'è un'attenzione alterna da parte delle istituzioni locali. Ho visto il sindaco di Umbertide e il Consiglio Comunale di Umbertide hanno preso una posizione molto radicale e molto drastica. Mi auguro che possano poi portarla a termine e realizzarla come è stata impostata. Però c'è anche da una parte, stiamo ragionando, di un'impresa privata e non pubblica che oggettivamente ha tutte le autorizzazioni e quindi bisogna capire come si possa contemperare quindi una maggior vivibilità di quel territorio con anche le esigenze di natura economica. E con la possibilità, che secondo me rimane l'unica vera carta da giocare, di una delocalizzazione di una, della struttura. Ecco, quindi questa sarebbe me, poi... la prospettiva. Eh, squarta, vista dall'opposizione, invece la politica ambientale, dopo che lei ha aspramente criticato. Esponendo le ragioni, i trasporti, eh, la maggioranza sta operando adeguatamente per le criticità ambientali? Perché poi abbiamo parlato della piccola frazione di Umbertide, ma eh, sappiamo che in Umbria ci sono grosse problematiche di questo genere. Ma assolutamente, Penso a no, anche lì c'è stata una grande sottovalutazione: diciamo hanno sottovalutato in maniera abbastanza netta il problema dei rifiuti in Umbria. Noi abbiamo delle scarichi che si stanno veramente riempiendo. E non lo diciamo noi, ma ci sono stati degli studi tecnici molto dettagliati che hanno appunto sancito che nel 2020 c'è il rischio che le nostre discariche siano totalmente sature. Quindi, questo determina una non gestione da parte dei rifiuti da parte della sinistra in tutti questi decenni, limitandosi solo a scaricare sui comuni la cosiddetta percentuale della raccolta differenziata ovviamente un'ottima un eh, iniziativa, però non è che il, la Regione può solo limitarsi al problema della raccolta differenziata dei comuni che poi tra l'altro come tutti ben sanno hanno miliardi di problemi anche di fronte a un'emergenza di questo tipo. Quindi quello che è stato detto poc'anzi da me, cioè il fatto degli scarichi del 2020, rappresenta un totale fallimento da parte del centro-sinistra sulla gestione dei rifiuti, anche perché ci devono dire poi tutta la partita del CSS, quindi la possibilità di come arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti, che cosa in realtà ne pensano, perché su questo eh, diciamo non hanno mai avuto una posizione molto chiara, come del resto anche su un'ipotesi, noi abbiamo visto, è stata fatta anche una recente assemblea a Pietrafitta, a Valnesto, è chiamata diciamo anche tra virgolette la valle dei fuochi, anche se io non vorrei chiamarla così, però lì ci sono dei, dei, dei problemi abbastanza chiari, potrebbe nascere un inceneritore, anche qui vogliamo in maniera chiara che venga sancito che non vogliamo inceneritori in Umbria, è vero, un po' esagerato il termine valle dei fuochi, però c'è un'indagine della magistratura nella quale io ho come sempre il massimo rispetto e credo che tutte le testimonianze che stanno venendo fuori di cittadini e quant'altro in quei decenni in cui si vedevano camion la notte che andavano a scaricare sottoterra non si sa cosa, l'alta incidenza di tumori che purtroppo c'è in quella zona, io credo che mi sono rimesso da anche avvocato all'esito della magistratura perché lì c'è un'indagine, però ho Il timore che sostanzialmente tutti i comitati, tutto quello che sta nascendo lì intorno sia, diciamo sia qualcosa di, di grave, perché vede l'ambiente poi non è solo l'aspetto anche delle discariche, come dicevo poco, anzi, l'episodio grave di Calzolaro, ma pensiamo al lago Trasimeno. Il lago Trasimeno oggi è una delle principali fonti di attrazione turistica che ha la nostra regione. Se ognuno di noi va a parlare a Passignano, San Feliciano a Castion del Lago, i operatori commerciali, i bar sono esasperati, c'è un'invasione di chironomidi in questi giorni spaventosa, per cui i turisti si mettono seduti e scappano, perché? Perché anche qui la regione, anche perché oggi poi la provincia non c'è più, in maniera impropria e in maniera scellerata non ha fatto disinfestazioni, e parliamo sempre ovviamente di ambiente, nei momenti opportuni e oggi l'ultimo caso Girano, io sono originario del lago Trasimeno, quindi ho la mia famiglia, ho i miei amici, i parenti, sono circolate tantissime foto sui social. Basta andare a Passignano. Ora, oggi, no, che si è abbassata la temperatura, ma fino a sabato c'era un'invasione. Una cosa indegna per una regione bella come la nostra che può utilizzare il lago Trasimeno e vederlo così. Vederlo anche sulle sponde del lago Trasimeno totalmente lasciato ad una non manutenzione è veramente quanto di più eh, doloroso possa avere io, da persona che deriva dal lago e che quindi magari vivo anche, pur essendo nata e cresciuta a Perugia, ma la mia famiglia del lago Trasimeno, toccando con mano una problematica come questa, che però in pochi dicono. Guarda, è vero che abbiamo anche l'ex presidente sì. della provincia che, non, eh, che, ovviamente, non ha più questa. Funziona. No, eh. A me apprezzo molto quello no, che dice perché finché ero presidente io il lago era fortemente presidiato. Ma non lo dico per polemiche, lo dico perché oggettivamente la provincia, quando era provincia, quando ancora poteva fare eh, l'attività istituzionale, sul Trasimeno aveva degli obiettivi molto, molto importanti, metteva risorse. Poi, con questa riforma che ha lasciato tutto a mezz'aria, effettivamente oggi il Trasimeno è abbandonato: non per volontà istituzionale, perché i soggetti che devono intervenire tra di loro si intrecciano e, e non c'è una strategia. Questo è vero, non c'è una strategia per il lago Trasimeno. Il problema del Trasimeno, però, è legato non solo ai chironomidi. I chironomidi, purtroppo, è un fenomeno, un fenomeno ciclico. Quando l'acqua del lago è alta, eh, i chironomidi sono ovviamente pochissimi perché poi si pro proliferano sul fango, sulla, sulla fanghiglia. Gli interventi da fare però hanno delle limitazioni enormi per chi non è addetto ai lavori. Cioè non si può utilizzare un certo tipo di eh, disinfettante eh, forte perché ovviamente va a impattare con il, tutti i vincoli del parco o cos'altro. Sono eh, insetticide blande che devono essere date nei tempi eh, costanti di un periodo estivo, anche tenendo conto del flusso eh, appunto del lago. Ma vorrei ricordare un'altra cosa che è ancora più grave, perché il fenomeno dei chironomedi può essere gestito e, e, e sperando anche magari non nel livello del lago più alto può essere controllato. C'è una legge, la legge Galasso se non vado errato, che pone invece dei vincoli insormontabili sul dragaggio. Allora io mi ricordo quando ero in provincia, la difficoltà oggettiva il, e alcuni dirigenti ebbero de, delle grane po, grosse era il, sul fatto che il fango del lago, che una volta era considerato un fertilizzante per le, per le sponde, per i terreni circostanti, come viene fuori, come viene portato al di fuori dell'acqua diventa rifiuto speciale. No, questo è bene chiarirlo. Il rifiuto speciale vuol dire che quel fango va smaltito in discarica. Per cui i soldi per fare i dragaggi sono, oggi ci vogliono 20 volte più risorse per fare dei dragaggi rispetto a quando il fango era fango. Allora, queste sono le assurdità che molte volte le istituzioni stesse si ritrovano a dover combattere. Quindi costi enormi per il mantenimento di vincoli all'interno di un parco che non può diventare un freno allo sviluppo del turismo nel Trasimeno, ma deve diventare un volano. Per diventare un volano bisogna far sì che si eliminino alcune storture, come per esempio è stata bloccata da alcuni anni un'attività eh, diciamo, una secolare che era quello di incendiare i canneti per poi far risorgere, far rinascere le canne nuove. Eh, allora eh, questa attività è stata bloccata perché sembra che tale attività disturbi la nidificazione della, del pass della passera scopaiola, cioè come vedete sono delle peculiarità Che i miei ambientalisti possono anche, i ambientalisti esasperati possono anche comprendere, ma che crea dei danni incredibili alla vegetazione del lago Trasimeno, come l'impossibilità di catturare, di abbattere le nutrie, allora, le nutrie non possono essere abbattute se non catturate ed uccise con piccole camere a gas. No, è bene, che la gente lo sappia, questo è l'ISPRA che ti obbliga a fare questa attività. Allora, intervenire con le mani legate sul lago eh, crea problemi incredibili. Quindi finché c'era la provincia si cercava di superare in tutti i modi questi, eh, questi vincoli. Quando non c'è più nessuno che presidia, ovviamente questi problemi diventano enormi e il futuro, in futuro non vedo soluzioni eh, a breve. Quarta, ha sollevato un vespaio non di soli chironomidi perché siamo finiti poi a parlare con un problema oggettivo che è quello appunto che da quando la provincia ha delle mansioni differenti queste cose eh, emergono. Eh, vorrei entrare anche sull'attualità scorrendo un po' di che sono gli argomenti di cui si parla molto e come priorità in Umbria c'è sempre il lavoro. Io continuo a chiamare la Perugina, quella notissima azienda che poi sarebbe invece ormai la Nestrella. Eh, si annunciano esuberi, e penso che qui la politica ha cominciato a farsi sentire. Ecco, che cosa si può fare su questo versante emergenziale della nostra regione? È un tema sinceramente molto difficile, per cui non so quanto il sindaco di Perugia o il presidente della regione possa, possa intervenire. Oggi a notizia di ieri per cui sono stati confermati oltre 300 subire la Perugina, sono sicuramente un dato molto, molto pesante come il fatto stesso della Merloni, che 200 lavoratori a breve saranno privi di qualcun, alcuna eh, diciamo tutela di carattere sociale. Sono temi gravi che però riguarda una politica nazionale, perché noi abbiamo permesso da anni, io sono ovviamente a favore, sono della, cioè secondo me la globalizzazione oggi non può essere fermata, ma va governata, però sono politiche per cui per tanto tempo multinazionali come la Nestlé arrivano nel nostro territorio, ma potrei citarne tantissime, promettono miliardi di investimenti, poi alla fine cosa succede? Fanno, delocalizzano, vanno a stringere all'osso e scaricano poi sullo Stato le diciamo, dei lavoratori. E questo non può che essere risolto il problema attraverso una legislazione nazionale che vada veramente alla tutela del made in Italy, perché se noi interveniamo in questa maniera, con una legislazione di questo tipo che governi la globalizzazione, questi problemi possono essere risolti, altrimenti. Come oggi nel sistema attuale nessuno può impedire a una multinazionale di arrivare, di comprare e dopo un anno vendere, mandando a casa i lavoratori. Chi pensa che il sindaco di Perugia possa intervenire o anche la presidente di regione o anche il, diciamo, un politico locale per scongiurare gli esuberi è... Politica alla barra, qui è, ne ha, è, no, è chiaro, possono fare politiche di, di sostegno, di diciamo, spinta verso il governo e agire, ma il vero problema è quello che dicevo Poc'anzi di una politica nazionale che vada in una direzione di una tutela del Made in Italy che vuole governare la globalizzazione, non la vuole fermare. E allora Quasi tocca al PD a livello di governo nazionale porre un freno un po' anche a questo fenomeno delle delocalizzazioni, cioè legiferare in modo che questi problemi possano diminuire di intensità. Beh, intanto leggevo l'altro ieri che sono più di 135 i casi eh, come l'Annestre sul tavolo del Ministro del Lavoro. Cioè quindi è un problema diffuso nel tutto il nostro Paese. Diventa difficile legiferare le, su un'attività di natura privata. Anche se poi c'è una come avviene spesso. Nel nostro Paese c'è una dicotomia su questo argomento perché mentre da una parte eh, quando ci sono crisi aziendali il governo interviene direttamente con risorse importanti, eh, poi quando le aziende, soprattutto le multinazionali, ricevono queste risorse la prima cosa che fanno è licenziano il personale. Ecco, bisognerebbe trovare non tanto una legge ma vincolare. Il, i prestiti fatti dal, dal Ministero, dal governo, alle aziende finalizzati, questo sì, all'occupazione, perché altrimenti non avrebbe senso di mantenere aziende in vita se poi capi, ricapitalizzandole questi investimenti creano posti di lavoro in altri paesi, in altre nazioni, cosa che, che, che sta avvenendo, cosa che avviene anche per la Nestlé. Se cioè, non vado errato, l'Anestre la ha avuto svariati milioni di euro da parte del governo per, eh, per la propria attività nel nostro Paese e su questo fronte non tanto una legge ma un'imposizione governativa perché eh, questi aiuti, tra virgolette, come tante aziende anche nel passato hanno avuto, creino posti di lavoro e non certo disoccupazione. Su questo lo Stato potrebbe fare qualcosa. Ci fermiamo qui perché il tempo è terminato. Ringrazio tutti voi per la vostra attenzione a Il Punto, da Palazzo Cesaroni è tutto. Ringrazio i consiglieri Marco Vinicio Guasticchi e Marco Squarta che sono stati oggi ospiti nel nostro studio.